Inizia l'ottava giornata di campionato per United Riccione e Sant'Angelo qui allo stadio Italo Nicoletti di Riccione per il campionato di Serie D, Girone D. Il direttore di gara è il signor Antonio Pio Pascuccio del reparto di Ariano Irpino. Prima del fischio d'inizio, con un nastro nero di lutto al braccio, ci si riunisce in un minuto di raccoglimento per le vittime del centro 21, coinvolte nell'incidente in autostrada avvenuto lo scorso venerdì. Al quarto minuto, per il Sant'Angelo, Gobbi crossa in aria, intercetta di testa Rinaldi sulla linea del portiere. Al nono minuto, primo evento di Moviola, Ferrara diretto alla porta, in aria trova il fallo di Confalonieri. Non ci sono dubbi per il direttore, si indica il dischetto ed è calcio di rigore. Batte il capitano Benedetti, che mira deciso nel 7. Segna lo United Riccione il gol dell'1-0. Al 28esimo, errore del difensore Scrosta su cross in area, che tocca di mano, ed è calcio di rigore per il Sant'Angelo. Batte Bugno dal dischetto, che cerca l'angolino basso, spiazza Pezzolato, ed è il gol del pareggio per il Sant'Angelo. Al 35esimo, azione a favore dello United, Padovan cerca il tiro, che respinto dal portiere trova la ribattuta di Lordi Panizze, che dopo brevi tocchi varca la soglia della porta del 2-1 per lo United Riccione. Al 40esimo Benedetti alto per Lordi Panizze in area, che però la sfiora di testa e non conclude. Al 43esimo, su cross dalla tre quarti per il Sant'Angelo, Bosco sul secondo palo colpisce di testa in ottima posizione, traiettoria però che termina fuori dallo specchio della porta. Terminati 2 minuti di recupero, si va all'intervallo con il vantaggio dello United Riccione. Allo scoccare del quarto minuto dalla ripresa, Benedetti da centrocampo cerca Ferrara, che fra due difensori mira lo specchio della porta e tira angolato, ed è il terzo gol per lo United Riccione. Al 7esimo minuto, su ripartenza, Padovan conduce in area e superato il portiere mira fra i pali, ma Confalonieri in copertura protegge dal gol. Al 16esimo cerca la porta Panatti, Pezzolato fra i pali però non si fa trovare impreparato e devia il tiro. Al 20esimo Ferrara per Lordi Panizze da fuori area, che tira di potenza, il portiere Ferrara respinge. Al 30esimo fallo da appena fuori area per lo United, batte Zappa, che però termina alto sopra la traversa. Al 40esimo 1-2 sulla fascia per Contessa, che crossa al limite dell'area, respinto però da Bosco. Sono 5 minuti di recupero, ma solo con i 3 fischi del direttore di gara si segna la fine della partita, con una vittoria dello United Riccione sul Sant'Angelo per 3-1.